Aspetti fiscali del network marketing. Lo chiediamo ad una professionista nel settore, Elisabetta Iaia. Fiscalmente la figura del networker è regolamentata dalla legge 173 del 2005. Sino a 5.000 euro sono redditi occasionali. Oltrepassata questa soglia, 6.410 euro lordi, 5.000 netti, è necessario aprire la partita IVA con il codice 461902. I redditi prodotti sono soggetti a un imposto del 23% sul 78% di imponibile. Oltre a questo adempimento, quindi dell'iscrizione IVA, il networker dovrà iscriversi anche alla gestione separata INPS ai sensi della legge 335. Anche la trattenuta INPS è calcolata sul 78% dell'imponibile. Il contributo è del 31,72%, di cui un terzo a carico del networker e due terzi a carico dell'azienda. L'iscrizione alla gestione separata INPS consente alle donne in maternità di poter richiedere anche l'indennità di maternità, domanda da effettuare tramite un patronato di propria fiducia. Naturalmente il regime fiscale agevolato del networker chiaramente non consentirà di dedurre costi o IVA o altre detrazioni, perché questi redditi tra l'altro non sono soggetti a dichiarazione dei redditi, così come specificato nella circolare ministeriale numero 180 e del 2005, per cui non faranno cumulo con altri redditi eventualmente posseduti. Quindi dal mio punto di vista questa è un'opportunità che possono sfruttare tutti, sia i giovani in cerca di prima occupazione, che casalinghe, che i pensionati, imprenditori o professionisti in cerca di una nuova opportunità o di un reddito da aggiungere a quello già posseduto.